potrebbe essere una bella idea in effetti, secondo me, perché diciamo che beh, sicuramente il sistema precedente non era un gran sistema, quindi non è neanche difficile fare di meglio. Si somma l'età con gli anni lavorati. Se fa 100, si vince, bingo, si va in pensione. Esatto, penso che sia giusto, no? Sì, va bene qui ad 100 perché ho cominciato a lavorare a 14 anni, quindi sono andata con 36 anni di lavoro, sono da 50 anni, però adesso 100, ma non di più, è vero, 40 anni di fabbrica sono più che sufficienti, lo dico io. Una buona cosa era ora, una buonissima cosa, buonissima. Perché dice buonissimo? Quali sono gli aspetti secondo lei positivi? Perché così uno lavora fino a 62 anni, per dire, o 64, e aggiunge quelli per arrivare a 100 ed è a posto, fine. Senza aspettare da Fornero arrivare a 67, eccetera, eccetera. Tipo io e altri tanti disperati che dovevamo aspettare i 3.000. Invece così si va subito. Una buonissima cosa, solo per vedere se hanno i soldi. Giusto anche per creare mercato nuovo per i giovani che sono disperati e stanno lavorando umiliati nel lavoro perché fuori c'è la coda e quindi come tale sono trattati veramente male. Noi siamo stati fortunati sia per le pensioni ma anche perché il lavoro c'era a quel tempo. Io direi che è meglio di prima perché prima hanno fatto una legge fregandosi di chi doveva andare in pensione. Proprio, prima non ci hanno neanche considerato, loro almeno ci considerano un po'. Stanno facendo quelle cose semplici che tutti sappiamo. Niente d'eccezionale, fanno le cose semplici.